Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Ne è passato di tempo dall'ultimo vlog o qualcosa del genere. Sapete che non sono cose. Quelli che mi seguono da molto sanno che non sono proprio cose che mi piacciono. Comunque era ora di fare un video del genere, come avete già visto dal titolo, di salutare alcune persone e ringraziare altre persone, perciò. Buona visione. Innanzitutto, come appena accennato, vorrei salutare tutti i nuovi iscritti. Sono un sacco di nuovi iscritti. Praticamente qualcosa del genere, un video del genere, volevo farlo con 1000 abbonenti, ora sono passa 2000. E niente, so che ci sono degli abbonenti che mi seguono proprio dall'inizio, veramente dalle prime settimane, quando ho iniziato con questo canale a condividere un po' le mie passioni, le mie idee, il mio modo di vedere o vivere la natura, diciamo così. E ormai sono diventati molti, molti di più. Una cosa che fa ovviamente piacere, non devo star lì a girarci intorno o dire che ah, i numeri non mi importano, eccetera, eccetera. Fa sempre piacere vedere che la gente ti segue, se ti segue sempre di più e commenti, specialmente i commenti mi fa molto piacere perché in ogni video vengono commentati, ci sono un sacco di commenti e quello è proprio la comunicazione o il condividere che mi piace, fare domande. Ricevere delle domande e ovviamente anche rispondere. Perciò ripeto un saluto a tutti quanti gli abbonenti, dal primo all'ultimo e non solo, anche quelli che non sono abbonenti perché un sacco mi seguono e guardano i miei video senza essere abbonati al mio canale, non obbligo nessuno ad abbonare il mio canale. Se a uno interessa abbonare il canale va bene, se non, nessuno obbligato, come detto. Oltre, parlavamo di messaggi, comunicazione, oltre al canale YouTube stesso e i commenti sotto i video, sono su Facebook come molti sanno e anche su Instagram. Per chi mi conosce un po' sa che non sono proprio quel tipo social sui social, un tipo antisocial sui social network, che vuol dire? Inoltre volevo magari dire che mi sono tolto da tanti gruppi. Mi sono tolto da un sacco di gruppi perché non perché ce l'avevo con voi o perché magari non mi interessa il tema, perché semplicemente mi disturbavano tutte quelle notifiche. Odio quando arrivo a casa, magari dopo lavoro, la sera, dopo una camminata, e c'ho tutte quelle notifiche. Quello è il motivo perché mi sono tolto da un sacco di gruppi, perché ho tolto un sacco di notifiche e sì, perché queste cose mi stanno sui nervi. Perciò non prendetevela, non ce l'ho con nessuno e se qualcuno ha voglia può sempre scrivermi e messaggi, mi sa che li ho risposti finora tutti o quasi tutti. Anche perché di messaggi ormai ne arrivano tanti, quasi ogni giorno tra Instagram, YouTube e Facebook mi arrivano dei messaggi così in generale e domande specifiche, eccetera, eccetera. Inoltre i commenti, magari non so se qualcuno ha notato i commenti su YouTube, forse non rispondo più a tutti, appunto perché sono così tanti, no? Se uno mi scrive ciao bel video, ok, no, non è che sto lì a rispondere a un commento così, non prendetevela, cioè semplicemente l'ho visto e li leggo tutti, cerco di leggerli tutti, ma non prendetevela se non rispondo a tutti. Per risparmiare un po' di tempo, diciamo così. E poi c'è Instagram che mi piace, quello mi piace un sacco come social network o come si dice, perché praticamente lì non è importante, non mi interessa vedere le persone o se è maschio o femmina, l'età, di dove è qualcuno, cioè i profili o come è costruito Instagram, secondo me è basato proprio sulle foto e per quello che mi piace tu vedi l'immagine, le foto che mettono le persone ed è quello il motivo perché mi piace così tanto Instagram perché non c'è tanto dietro la persona, il profilo, ma veramente più quello che mette sul social.
Poi ci sono un sacco di altre persone che, scrivendo questi messaggi, mi danno consigli, come Michele, un esperto di audio e tecnica che mi dà consigli sull'audio, o semplicemente persone che mi danno consigli su cosa fare, che video fare, domande su certe cose dove ti vengono altre idee. Cioè, quello che voglio dire, mi prendo un sacco di complimenti, eccetera, eccetera, ma un sacco di complimenti dovrebbero andare anche a voi, che siete voi alla fin fine che mi date una mano a realizzare tanti di questi video, e con nuove idee io a casa ci avrò, sì, non so neanche quante idee o video già mezzi iniziati, mi manca il tempo di farli, no? Comunque quella è sempre una scusa, quella del tempo. E avrete capito, cioè io voglio dare di nuovo indietro a voi questi ringraziamenti, perché ovviamente è anche grazie a voi, ai vostri commenti, a voi che mi seguite, che faccio tutto questo quanto. È chiaro. Un saluto speciale va a Mirko, Mirko dall'isola dell'Elba. È bello anche vedere questi messaggi e saluti, anche inviti a venire a trovarvi, pensa a te, all'isola d'Elba in Sicilia, chissà dove. Mirko, un saluto all'isola, un'isola dove vado spesso in vacanza, ci andavo, adesso da 2 anni che non vado più. Lui che fa parte anche della divisione Preppa Italia, non vorrei dire una cavolata, scusa se ho detto qualcosa di sbagliato, Italia, e sì, un prepper sull'isola d'Elba. È sempre bene avere dei contatti del genere, perché non si sa mai. In caso vengo a trovarti. Bene? Poi un saluto anche alla piccola prepper, piccola prepperina Eliana, un saluto. Non so chi è più fan, la piccola o il papà, perciò un saluto a tutti e due, anche a Francesco. Ciao. Ciao. Poi ci sono altri due giovani fan, se posso chiamarli così, che mi hanno mandato un disegno e ho ricevuto un disegno, sono delle cose incredibili, pazzesche. Disegno ve lo faccio vedere adesso subito, mi sa che questo sono io, come vedete, che sto facendo del fuoco con delle pigne, sapevate? Non ho mai fatto questo video, si può far fuoco ovviamente anche usare pigne secche come esca meno come combustibile, e loro hanno fatto questo disegno per me, uno un po' più grande, l'altro disegno è del piccolo, e in questo caso non vorrei fare i nomi, ma comunque i disegni si riconosce ovviamente di chi sono, e un saluto a voi, grazie, grazie mille. Non ho capito bene, ma penso che io sto facendo il video, un fuoco, vedete qua la telecamera, e questo non capisco bene, penso che sia il papà che sta dormendo, il papà dorme. È ovviamente una cosa bellissima vedere che c'è tanta gente giovane che mi segue anche. Non solo scout, come già accennato una volta, perché sappiamo tutti che a questa età, magari intorno ai 10 anni e un po' sopra, anche ovviamente ci sono altri interessi. Io si potrebbe guardare video sulle console, su giochi e robe varie o tante altre cavolate. E penso e spero che canali come i miei, tanti altri, ovviamente Wilderness Calling, Omar, Kaiser, Latissimo. Oh, The Mountain Rambler, Federico, Zigfede, Treno. Sapete ben voi quali canali, adesso tutti non mi vengono in mente, mi dispiace, ma penso che faccia piacere che gente così giovane segua i nostri canali o si guardi video su che tratta la natura, l'outdoor, il bushcraft. Mi fa molto piacere, veramente. Sì, è una cosa bella. Ok, inoltre vorrei ringraziare in un modo speciale qualcuno che sicuramente conoscerete. Intanto vi faccio vedere, non so se questo, se si vede, è un piccolo pin. Adesso non voglio metterlo a fuoco, sennò dopo non si vede bene. Poi abbiamo qua una maglietta e magari quando vedete la maglietta capite già di chi si tratta. Qua abbiamo l'Elite, ABC Elite, Omar, Kaisa, Latissimo, che saluto e ringrazio veramente per questo regalo. Sì,
sono senza parole, diciamo così. Inoltre, grazie Omar, mi ha mandato una lettera, no? E lui praticamente alla fine dice: per favore non leggerla la lettera in un video. Ma io ho pensato: chi se ne frega, io la leggo lo stesso. Allora iniziamo, no? Non c'è problema, la leggo. Ciao Peugeot, No, no, anche. no, 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 aspetta. Ho detto di non leggerla e non bisogna leggerla. Ma cosa fa sto qua? Che Quello che mi ti adoro. dicevo. Sì, Ah, ah, anche una bella ragazza, stiamo eh. registrando. Dopo tagli. Niente, cosa diciamo? Cosa avevamo detto? Aspetta, dopo tagli. Io adesso entro, ciao a No, questo non lo tutti. taglio. Ciao. No, no, no. Ah, Ciao a tutti, sono Marcai, e via. salutiamolo, lo Ciao a conosci. tutti ragazzi, e niente, siamo qua in questi splendidi boschi. Ho avuto l'onore di andare a trovare. L'onore Sì, ma è mio. vero. Ero emozionato io, lo ammetto. Ha fatto vacanza un po' vicino a noi, mi sono fatto 3 ore Sì, di macchina, no? vicino Vicino, vicino. relativamente. E no, era un piacere, ho preso questa opportunità e adesso E non niente, so. dai, ci siamo presi un caffè assieme, due chiacchiere, Dolcetti. sì, dolcetti vari, un po' all'ingrasso e niente, dai, adesso ci facciamo una camminata qua su nei boschi assieme. Sì, questa è. Lo ringrazio molto, il mio colore preferito, anche tan, come molti sanno. Sì, ci ho preso, diciamo, per. Guardando un po' i suoi zaini, vedevo un po' il colore, poteva piacergli era quello e. In effetti. E ci ho preso. Niente. Allora, vi consiglio di andare a vedere il suo canale, ottimo canale, anche bei video, e a parte video, un tipo veramente in gamba, un tipo carino, Sì, bello. bellissimo con sta barbina, capito? È stato un piacere conoscerlo, e un saluto a tutti voi. E Saluto, ciao ragazzi. ciao, ciao, ciao. Ciao. Avete visto com'ero agitato? Sì, ero agitato, emozionato, nervoso di incontrare Omar. Un grande personaggio, è stato veramente un piacere conoscerti, Omar. Un saluto. E niente, alla fine, adesso, come è scritto già nella descrizione, ci sono anche delle novità. E anche per queste novità ci sono 3 persone che vorrei ringraziare in modo speciale. Sono Paolo, sono Valentino e Lucia. Mi limito ai nomi senza dire il cognome perché per motivi di privacy, senza avere problemi, dai. E loro sanno esattamente chi sono, mi hanno aiutato un sacco, hanno sopportato i miei email, le mie domande, una domanda dopo l'altra, li ho bombardati di domande e ringrazio tutti e 3 perché mi avete aiutato un sacco con la realizzazione di un sito. Da un po' che sono online con un sito, alla fin fine niente di che, ma ci ho lavorato un po'. Principalmente volevo avere un po' una suddivisione, quella era la mia idea principale, anche questa un consiglio da parte vostra, da qualcuno di voi, un po' una suddivisione delle categorie migliori dove sono ordinati meglio tutti i miei video. Comunque penso che adesso da qua andiamo a casa perché vi faccio vedere un po' appunto il sito e di cosa si tratta più o meno. Eccoci qua, spero si possa vedere un po', non sono riuscito a registrare proprio quello che ho sul desktop. Comunque molto semplice qua, home, contatti alla fine e qua un paio di domande. Se avete altre domande o domande che si ripetono, basta che vi fate vivi. E qua la cosa principale, quello che volevo fare, suddividere tutto un po' su categorie. Qua abbiamo equipaggiamento, cucina, e approfondimenti dei trekking che ho fatto, il bushcraft, eccetera, eccetera. Sentiamo in cucina, abbiamo ad esempio fornelli, fuoco, acqua, equipaggiamento, cucina e varie. E se cliccate qua, ogni volta arriverete sui video YouTube. Ok,
Poi c'è una parte news dove ogni tanto metterò, sì, delle news, novità, un po' cose che mi interessano a me, poi i nuovi video anche ovviamente che metto, come qua ho dei pantaloni, pensate, esistono dei pantaloni silenziosi che non fanno rumore, pensate, e coltelli o zaini, cioè cose che mi interessano, che penso magari potrebbero interessare anche voi o gente che vi piace l'outdoor, il bushcraft, in generale natura, ma anche robe tattiche, sopravvivenza, eccetera. Ecco, in teoria tutto qua, ecco il sito e se vi va date un'occhiata. E ringrazio di nuovo appunto in questo caso Paolo, Lucia e Valentino. Un saluto. E direi che possiamo tornare fuori. E niente, direi che per questa volta è tutto. Non è facile dire tutti i vostri nomi dei canali o di quelli con cui ho scritto. Perciò un grazie va a tutti quanti, veramente a tutti quanti che mi seguite, che mi sostenete, che criticate, che mi rompete, che commentate, eccetera, eccetera. Un grazie veramente a tutti quanti perché senza di voi ovviamente non sarebbe così bello, non continuerei magari a fare video e direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Saluto. Ciao, ciao, ciao.